Il maltempo non dà tregua neanche nel territorio della piana di Gioia Tauro. Alle forti precipitazioni di ieri si sono aggiunte in queste ultime ore forti raffiche di vento. Dopo le piogge torrenziali nella giornata di ieri, a Cinque Frondi è crollata una strada in contrada Gunnarine, nei pressi del fiume Sciarapotomo. Si tratta di un'arteria non molto importante, ma fa capire lo stato di allerta che c'è in tutta l'area della piana. Il comune di Anoia, con un'ordinanza, ha chiuso la viabilità su due ponti, siti sulla strada Anoia Cinque Frondi e sulla strada Anoia Medicucco. Analoga decisione dal comune di Cinque Frondi, che ha interrotto inoltre la strada e istituito il divieto di transito permanente in entrambi i sensi di marcia in località Contrada San Nicola e lungo la strada di collegamento tra via San Lorenzo e Contrada Gunnari. L'ANAS è poi intervenuta lungo la statale 682 Ionio Tirreno, nei pressi dello svincolo di Mammola, per mettere in sicurezza un muro all'interno del torrente torbido, attivando al contempo un servizio di sorveglianza H24 nei pressi dello stesso svincolo. Inoltre è stata chiusa al transito pedonale e veicolare la strada Palmi Marinella dal Belvedere Scopelliti fino alla spiaggia, a seguito della frana di ieri mattina che si è staccata dal Monte Sant'Elia. L'ordinanza di chiusura dell'arteria è stata trasmessa dalla sala operativa della Protezione Civile Regionale con richiesta di verifica geologica urgente sulla zona interessata dalla frana e intervento immediato. I tre massi si sono staccati, come si vede dalle immagini, ieri mattina intorno alle 11.30 ed hanno terminato la loro corsa sulla spiaggia e sulla strada della Marinella.